Poi domani intanto il tema è la cultura, per cui abbiamo coinvolto alcuni personaggi del mondo della cultura siciliana che si confronteranno con il nostro pubblico, moderati dalle giornaliste socie della Delegazione Sicilia. Quindi dal direttore del Parco archeologico di Agrigento, l'architetto Sciarratta, alla prima direttrice di un museo ad aver portato all'interno del museo musica, arte, poesia e teatro, che è Caterina Greco, direttrice del Salinas, del Museo Salinas di Palermo. Ci sarà l'artista siciliano delle luminarie, Domenico Pellegrino, che ha portato la Sicilia attraverso le sue luci nel mondo, appunto, creando coreografie fantastiche, scenografie di spettacoli ed eventi sportivi e culturali. Questo solamente una piccola parte. Ospiteremo anche Laura Mollica, che è considerata l'erede spirituale di Rosa Balistreri ed è patrimonio UNESCO e quindi una cantante folk siciliana e tanto altro. Però inizieremo spiegando al pubblico perché siamo a Salemi, presenteremo la appena nata Marisa Leo APS, l'associazione nata in memoria di Marisa, che rappresenta un po' una nostra costola, ma che si occuperà di tutte le azioni contro la violenza di genere che noi ci siamo imposte di portare avanti ogni giorno, affiancate però dagli operatori e dalle operatrici che si occupano di questo tema ogni giorno, ma soprattutto saranno con noi dei funzionari della Polizia di Stato della Questura di Trapani, perché proprio il 23 gennaio abbiamo siglato a livello nazionale al Ministero dell'Interno un protocollo di intesa con la Polizia per il contrasto alla violenza di genere. Sarà domani anche l'occasione perché appunto ci vengano messe, noi già ne siamo a conoscenza, ma vengono condivise quelle che sono le azioni a livello preventivo e in totale anonimato e tutela che le forze dell'ordine, in questo caso la polizia, possono mettere immediatamente in atto quando le donne sono in difficoltà. E poi entreremo nel vivo del tema della cultura con i nostri ospiti, ci sarà anche Gaetano Savatteri, lo scrittore giornalista siciliano, noto per Macari, che è la fiction che sta andando in onda di nuovo sulla Rai in questi giorni, ma è anche autore di un bellissimo libro, Non esiste più la Sicilia di una volta, dove cita anche le donne del vino come esempio virtuoso. Ci sarà Laura Donadoni, anche lei scrittrice, giornalista, sommelier, donna del vino, che ha fatto una mozione proponendo i corsi antisessismo nelle cantine e nelle aziende in Italia. L'ha fatta al Senato e perché anche lei è stata vittima di stalking.